come vi ho detto poco fa, voglio dedicare l'ultima parte della puntata di oggi ad un tema che è stato raccontato mediaticamente negli scorsi giorni. L'ho raccontato insomma con qualche riga, ma volevo andare un po' più a fondo. Si parla di questo tema della trasparenza salariale, che poi bisogna anche capire se poi è davvero il termine tecnico da utilizzare, ma in ogni caso se ne è parlato molto negli scorsi giorni. E per andare un po' più a fondo raggiungo la segretaria nazionale di FILT CGIL Giorgia Derrico. Bentornata su RBE. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io partirei da un po' indietro prima di capire esattamente di che cosa si sta parlando dal punto di vista proprio di legislazione, di percorso legislativo che abbiamo di fronte. Quando parliamo di trasparenza salariale, che cosa si intende, insomma, perché insomma di che cosa stiamo parlando? Sì, allora intanto mi concentrerei sulla parola trasparenza, perché è uno di quei termini, diciamo, che il nostro paese ha una certa sensibilità, soprattutto è stato portato anche nel dibattito politico tutta la questione legata alla trasparenza, intesa come la leghiamo sia alle attività magari etiche, corrette, ma anche alla parte, diciamo, più economica, quindi quello dove io attraverso delle operazioni di apertura, anche attraverso, aiutano molto in questo momento chiaramente il web, eccetera, pubblico tutto ciò che per esempio riguarda le situazioni economiche di parlamentari, esponenti della politica, perché chiaramente più le porte sono aperte, più si può entrare, quindi giocare a carte scoperte, questo crea chiaramente più fiducia e più anche interesse da un certo punto di vista da parte delle persone. Quando però parliamo di trasparenza salariale, andiamo secondo me in un campo ancora più articolato, ma è nello stesso tempo ancora più necessario, e associerei in realtà a trasparenza salariale più il concetto di parità retributiva, perché poi nasce con questo intento. Esatto, sì, perché insomma siamo nell'ambito di un percorso, che di un obiettivo che si è posto l'Unione Europea, quella di eliminare il gap salariale, quindi la differenza di stipendio percepito tra uomini e donne sostanzialmente. E uno dei modi che è stato presentato e che anche, anzi, è stato votato come direttiva europea in realtà già qualche mese fa per arrivare a questo risultato, appunto questo termine, questo concetto di trasparenza salariale, che quindi, se ho capito bene, ma poi magari lo faccio spiegare un po' meglio a te, creerebbe appunto condizioni di maggiore trasparenza, ma muovendosi un po' sul filo della privacy chiaramente, quindi senza andare a svelare troppo il salario individuale delle persone, per insomma permettere a chi si candida, magari alla donna che si candida per un lavoro, a sapere quanto percepiscono ad esempio in media i dipendenti maschi di quell'azienda. È un po' questo, no, il punto. Sì, in questo modo noi elimineremmo un po' anche la questione dell'ad personam, nel senso che chiaramente andremo a valutare, valorizzare tutta la questione più legata al merito e alla formazione. Qual è il tema che più colpisce la disparità salariale, il cosiddetto gap? Il fatto che a parità, ripeto, di formazione, di esperienza, di merito, tendenzialmente le donne guadagnano di meno. L'Unione Europea nei dati cita il 13% in meno di media come disparità tra il salario delle donne e il salario degli uomini. Nella vita mi è capitato di porre direttamente questa domanda, cioè come mai a prescindere, cioè senza una questione tecnica o legata all'attività che uno fa, tendenzialmente la donna guadagna meno. La risposta che viene data dalla, diciamo, vulgata è che la donna tende ad assentarsi di più, questo almeno in Italia. Lo trovo da un certo punto di vista vero, ma anche aberrante. Noi dovremmo lavorare non solo, diciamo, su alzare il livello chiaramente contributivo, e in questo noi abbiamo tutta la questione legata ai contratti e ai livelli
livelli salariali che ci aiuta, perché questo paese ancora ha una contrattazione, diciamo, da poter utilizzare, e chiaramente più trasparente, diciamo, dei contratti da un punto di vista proprio di salari, non so che cosa ci sia. Però è chiaro che se la questione è legata alle assenze, perché appunto mi occupo della casa dei genitori o dei figli, c'è un concetto anche culturale da modificare, tenendo conto che almeno a mio parere bisognerebbe lavorare su quelli che sono, per esempio, i diritti e le tutele legate alla conciliazione tempi di lavoro e tempi di vita, anche sulla parte, diciamo, dedicata agli uomini. Come FILT abbiamo rinnovato prima dell'estate il contratto delle concessionarie autostradali e abbiamo, per esempio, inserito due giorni in più di paternità obbligatoria, oltre a quelli previsti per legge. È chiaro che, diciamo, rispetto ad altri paesi che hanno situazioni molto più evolute, e poco, però vuol dire entrare in un meccanismo culturale, soprattutto in settori che sono rappresentati molto dagli uomini, e questo aiuta, perché io inizio anche da un punto di vista di impegno di quelli che sono le mie tutele o i diritti che ho a equipararli anche da questo punto di vista. Questo mi consente poi di lavorare, di avere appunto la necessità di non indagare e diciamo gestire solo la questione legata alla privacy, come è emerso e potrebbe chiaramente diventare un problema. Ma per esempio a me ha colpito a maggior ragione il fatto che io non abbia poi più l'obbligo di presentare la mia precedente busta paga, cioè io parto da un livello che è legato alla mia esperienza, alla mia formazione, al merito, diciamo, che ho raggiunto rispetto ad una carriera lavorativa. E vuol dire anche la trasparenza, chiaramente fare emergere quelle situazioni assolutamente sottopagate, dove noi, diciamo, purtroppo nel nostro paese è piuttosto diffusa. Non è un caso che noi andiamo a fare una lunga discussione politica e sindacale sul salario minimo proprio, diciamo, in questo momento, però garantirebbe, diciamo, un maggior controllo, un maggior confronto, forse più che un controllo, perché poi la questione legata ai controlli è ancora diversa, proprio più un maggior confronto, dove io posso chiaramente fare leva sul fatto che uomini e donne possano partire da una stessa, da un stesso livello di partenza, ecco. Esatto, tu hai parlato appunto della questione culturale, che è poi quasi sempre la protagonista di questo tipo di vicende. Qui c'è quasi un paradosso culturale, se vogliamo, perché da un lato si chiede alla donna di aver cura dei bambini, di avere figli, c'è la crisi della natalità dove bisogna avere figli, e poi da un lato però si contrasta questo tipo di insomma si mettono un po' di ostacoli di fronte alla donna che appunto vuole avere figli, minacciando appunto retribuzione minore se non addirittura licenziamento, si tagliano i progetti sugli asili nido, quindi insomma è quasi un cortocircuito a seconda di qual è il livello del discorso. Dico una cosa al suo opposto, insomma la situazione mi pare piuttosto confusa. E a proposito di questa confusione, guardiamo proprio quindi all'Italia, perché noi abbiamo parlato di una direttiva europea. Per fare un riepilogo, la direttiva europea non impone nulla agli stati membri, e l'indicazione è una serie di tempistiche che vengono date ai vari stati membri affinché questi sviluppino poi le leggi necessarie per allinearsi al resto del paese. Noi abbiamo tempo al resto del blocco. Noi abbiamo tempo quindi fino al 2026. Già si è cominciato a discutere, finora con scarsi risultati, mi sembra di capire. Sì, teniamo conto che la prima legge nel nostro paese sul gap salariale ha la firma di Tina Anselmi. Ok, quindi siamo nel 77, quindi in realtà è un tema che è molto sentito da ogni punto di vista, soprattutto allora dalle donne. Il tema adesso è portarlo ad una discussione molto più generale. In realtà il Parlamento ha diverse, almeno una in particolare me ne viene in mente, proposte di legge legate a questo tema. L'Italia su questo ha una, ahimè, una peculiarità, nel senso che è altamente diffuso
È quasi, diciamo, scontato questa cosa che la donna guadagni di meno. Secondo me non è ancora arrivata in maniera trasversale, proprio perché se noi andiamo, tu citavi anche una situazione fortemente di contraddizione, cioè da un lato questo incentivo, diciamo, a fare figli, perché sennò saremmo un paese, diciamo, di anziani, dall'altro però ti ostacolo sotto ogni punto di vista, quindi fare un figlio diventa più veramente una lotta alla sopravvivenza piuttosto che un momento di vita importante. E una delle critiche maggiori che io faccio al modo di procedere, che diciamo magari avviene durante soprattutto in sede di colloquio, è che nessun uomo si è mai sentito dire se avesse necessità di diventare padre, mentre nelle donne è fortemente, fortemente diffusa. E poi c'è una sorta anche di angoscia da questo punto di vista da parte delle donne. Quindi bisogna lavorare, o citavo la questione culturale, proprio per questo motivo, perché bisogna lavorare anche su di noi a capire che la maternità, per esempio, è per chi la vuole fare, nel senso che vuole diventare madre, è un diritto ed è un momento in teoria dove tutta la comunità partecipa, perché poi chiaramente se io ho dei buoni servizi, un buon sostegno all'educazione, è chiaro che poi avrò, diciamo, più possibilità di creare magari una comunità anche culturalmente evoluta. Quindi, no, secondo me non è ancora sentito il tema perché non è ancora stato visto, o meglio, non è ancora arrivato in maniera così forte, forse se ne parla più, diciamo, da una parte, diciamo, politica piuttosto che un'altra, ma perché non è ancora, secondo me, si sta discutendo del ruolo della donna nella società italiana da un altro punto di vista, che io ritengo sia frutto in realtà di un'involuzione. Non ho idea di quanto anche la direttiva europea, o meglio, non ho percepito il fatto che la trasparenza salariale fosse legata alla parità retributiva, quindi ad un'equità, ad un valore, diciamo, legato all'equità. Ma noi ne abbiamo fatto un problema, noi l'abbiamo più legata appunto alla privacy, non siamo abituati a mostrare appunto i nostri dati sensibili. Poi è buffo perché chiaramente siamo, diciamo, controllati e qualsiasi ricerca facciamo dal telefono che abbiamo in mano viene in qualche modo comunque controllata, gestita, analizzata. Ci poniamo il tema della privacy sulla retribuzione. Io la vedo al contrario, per me è un momento invece per capire se quella retribuzione, uomo o donna che sia, poi in realtà a quel punto, sia per esempio troppo bassa. E a maggior ragione a gestire in maniera più legata al merito, all'esperienza, alla propria formazione, una situazione, diciamo, che deve essere in qualche modo superata, anche perché, ripeto, il nostro paese ne parla dagli anni 70. E poi se la preoccupazione è la privacy, allora mettiamo giù una legge che tenga conto delle preoccupazioni della privacy invece di ignorare la questione. Insomma, è uno di quei tanti argomenti per cui faccio interviste, per cui ci sarebbe bisogno di ore di interviste, invece il tempo radiofonico e televisivo stringe. E quindi grazie mille davvero a Giorgia Del Rico per la Filt CGIL che ci ha raccontato tutto questo. Magari avremo ancora modo di esplorare questi temi in futuro, ma intanto grazie e alla prossima. Grazie, grazie a voi di tutto. Buon lavoro.